abbiamo il professore Panzarella, curatore della mostra di questi bellissimi quadri tratti dal suo volume fotografico con le foto di Rolfs che fece nel 24 e negli anni successivi qui a Coringa in Calabria. Una mostra eccezionale, una mostra che resterà a Coringa e una mostra che andrà anche, varcherà i confini di Coringa e speriamo anche della Calabria probabilmente. Sì, grazie all'amministrazione comunale, al sindaco, all'assessore alla cultura Mucimarro e a tutta la giunta e ai consiglieri, e a Coringa è arrivata la mostra di Gerhard Rolfs. Gerhard Rolfs chi era? Era questo grande appassionato e amante della Calabria, del territorio, della gente, ma più che altro della lingua, dei codici linguistici. È venuto in Calabria dopo una tesi di laurea che ha fatto nella sua Germania, affascinato da questi termini dialettali. Lui è venuto in Calabria in un primo momento per vedere un po', di capire qualcosa di più di quello che aveva letto in Germania, ma poi la Calabria lo ha così affascinato, lo ha così intrigato, lo ha ipnotizzato, o meglio i calabresi, il territorio, l'ambiente, l'ospitalità dei calabresi, che era grande, ancora oggi, ma ieri c'erano quei valori che erano di grande abbraccio, di grande disponibilità, perché nella povertà c'era la ricchezza dell'umanità, del stare vicino all'altro. E quindi lui si è trovato benissimo. E si è trovato così bene che è rimasto per 60 anni. E in tutti questi anni ha girato i 409 comuni, in particolare l'area grecanica, dove ha studiato appunto le origini, i termini dialettali, per capire, vivisezionare i termini, la loro radice, quindi greco, latina. E allora lui cosa ha fatto? Ha non solo fermato sui suoi taccuini di viaggio, e aveva le scatole piene di questo materiale che lui conservava in un modo geloso, perché lì era tutto quel lavoro, il suo sudore e la sua fatica, ma anche, e pochi sapevano, che lui avesse anche una macchina fotografica. Infatti i personaggi che lui intervistava, che interrogava, ai quali chiedeva appunto i termini della loro lingua, lui li fotografava, li metteva in posa, perché voleva ringraziarli e lasciarli ai posteri, cioè tramandare quelle figure, quell'atteggiamento, tutta l'arte della tessitura, della ratura, della lavorazione del bacco da seta, del lino, e dei loro atteggiamenti. E la vita di tutti i giorni. La vita, il quotidiano. Gente alla fontana, con gli oggetti, con i contenitori, però fermava anche i volti. Questa fatica proprio del loro carico d'acqua, perché le fontane allora erano fuori, non c'era l'acqua in casa, o pochi ce l'avevano, e quindi la massa si portava presso le fontane a riempire i loro recipienti. Ecco, allora queste bellissime testimonianze, questi esempi, questa verità della vita del tempo, noi la possiamo avere grazie alle foto di Gerhard Rolfs.